Con 14 anni io entro a scuola, paese dei balocchi, sei politico, autogestione, facciamo gli scontri. Poi arriva il 78, Aldo Moro, la scuola cambia da così a così, la mia professoressa di italiano che io amavo va in clandestinità e la scuola diventa tutta un'altra cosa, ritorna il preside, i voti, i compiti in classe, questo, io non ci sto più dentro, per fortuna vado a Londra e divento punk. Punks con la X e non con la UKS, perché bisognava differenziarsi da quello che era il punk storico del 77, che era visto come una cosa negativa. Vediamo allora che noi su ragazzi qui sputterizia il tossico. Sì, perché allora stai finché sono il permesso che, ma dopo tutti tossici, quelli che c'erano lì davanti. Negazione, il nome stesso era ben chiaro che cosa si volesse dire, negare come prima cosa. Invece in quel momento lì qualsiasi cosa si faceva, cioè ci si inventava giorno per giorno. Il nome Virus è stato deciso una sera a casa mia, eravamo lì con Marco Filo, Pat, Fabione e altri, i punk di Milano, e non si sapeva che nome dare, è saltato fuori questo nome, io ho insistito per dargli questo nome, mi piaceva, era forte, di impatto, avevo idea che sarebbe piaciuto. C'era Red Ronnie che si era preso uova in faccia un giorno, un pomeriggio bellissimo davanti al Disco d'Oro, una figura proprio di merda di quelle pazzesche. Il trentenne che voleva fare il punk, c'è sempre stato sui coglioni. A un certo punto la scena punk italiana era la migliore in assoluto del mondo. C'era questa volontà di essere protagonisti anche come spettatore e quindi c'era una massa appena attaccare le due note. Queste teste compresse che si muovevano, quando avevi 500-600 persone, si muovevano come un'onda unica. Cioè un giorno, per scherzo, abbiamo detto: io mi tuffo nel mare con la maschera e le pinne. Nessuno ci credeva. E io un giorno mi sono presentato al concerto dopo, come ogni sabato, con la maschera e le pinne. E la gente è andata invisibile. Tutto questo mole di dischi, di musica che stava uscendo, aveva una carica di novità tale che sembrava quasi che la gente di quel periodo che iniziava a suonare, a mettere su un gruppo, fosse baciata da una polvere magica che li portava ad esprimere quasi da nulla un nuovo genere. Il punk italiano non esiste, un'invenzione dei giornali. Invece l'hardcore italiano è una scuola che ha fatto dei proseliti e che ha lasciato un segno. Il momento lì, se non capivi l'italiano, l'Italia non suonava ed è stato poi, per fortuna nostra, anche il motivo che ci ha poi spinto ad andare a suonare all'estero. Noi col punk politicizzato non andavamo molto d'accordo, non eravamo molto ben visti perché chiaramente avevamo queste influenze americane. La polizia erano sempre fermate per strada, se rispondevi male venivi portato in questura a Trastevere, ma non mi ricordo perché ci andai a finire in commissariato, lì me ne diedero proprio tanti a calci in culo sulle scale. È servito qualcosa, non è vero che non è servito un cazzo, è servito a formare le persone. Quando una cosa non ha più l'intensità che aveva alle origini, quando una cosa si marcisce, quando una cosa perde l'intensità, deve essere interrotta. Punk is dead, e dead deve rimanere.